Associazione Rovescio e Dritto, che è un'associazione di Basiglio che si occupa principalmente di parità di genere, di lotta alla violenza contro le donne, ma di tanti altri temi che secondo noi sono importanti e che vogliamo portare alla cittadinanza, tipo l'ambiente o anche solo il piacere di stare insieme nel nostro bellissimo territorio. Spero che qualcuno di voi si ricordi la cena in bianco, che purtroppo sono 2 anni che non possiamo fare, speriamo di fare alla grande questo giugno. Questa sera ho il piacere di presentarvi 3 persone e un libro. Queste persone sono persone di scienza. C'è Giovanna Gavetta, che è la prima donna a laurearsi in ingegneria nucleare al Politecnico di Milano. Amalia è... assolutamente incredibile, alla quale Amalia ha dato un grande contributo progettando uno strumento
che appunto è riuscito a grattare un po' di suolo della cometa. E poi ci spiegherà anche perché ci interessano le comete, no? Perché c'è un motivo per tutto questo. Quindi, diciamo, in queste conversazioni domenicali a me ci raccontava un po' di episodi di vita vissuta. E non ci siamo mai messi a progettare tavolino questo libro. Io ho raccolto un po' qualche frammento, così come la cometa lascia dei frammenti di polvere e ghiaccio, io ho raccolto questi frammenti e li ho concepiti in una storia che ha, diciamo, una base di ispirazione della realtà, ma anche molta fantasia. Quindi ho colmato, insomma, le parti che non conosco della storia con un'invenzione mia, diciamo, di tipo letterario. E secondo me, per questo libro, che si compone in realtà in due parti, quindi c'è una parte, diciamo, più romanzo, poi una parte più di approfondimento con l'intervista da Maglia, e non è solamente un libro sulla visione Rosetta, anzi forse non lo è neanche dal punto di vista. La visione Rosetta rimane un po' come sottofondo, come un rumore a bassa intensità. È più un libro che racconta delle relazioni. Amalia, la protagonista del romanzo, è un ingegnere, è una scienziata. Ovviamente da buon ingegnere ha un approccio molto analitico, molto scientifico. Quando si presenta un problema vuole scomporlo in molte parti per collegarle, però durante la storia avviene l'imprevisto e quindi come reagisce chi ha una mentalità scientifica, non tiene atto di tecnico di fronte all'imprevisto? Allora, la mia interpretazione è che non si basa solamente sulla scienza e sull'analisi logica, se volete, ma si basa anche sulle emozioni, quindi in particolare troverà negli affetti familiari, e in questa storia c'è una sorella che è, diciamo, una parte della famiglia di Amalia, troverà, insomma, la soluzione a questo intrigo che si presenta davanti. Quindi era un po' questo quello che mi interessava investigare, e anche un po' un confronto tra una dimensione appunto molto analitica e una più emotiva della sorella, che ricorre anche alla magia. Però questa magia serve poi alla Amalia, protagonista del romanzo, per trovare la soluzione al mistero e collega una specie di intruglio magico che la sorella prepara alla zuppa cosmica, e quindi da qui poi nascono delle interpretazioni, diciamo, in ambito più scientifico. Un'altra dimensione che racconto un po' nel libro è quella dello spazio, che appunto è un argomento molto interessante, molto affascinante, un argomento anche molto attuale ultimamente, no? Perché sapete che, come sostengono alcuni giornalisti in particolare, stiamo vivendo un rinascimento spaziale. Ci sono i privati che si affacciano allo spazio con delle missioni importanti, con grandi capitali, e quindi questo permetterà certamente di scoprire cose nuove, cose molto interessanti. Quindi c'è questo orizzonte molto interessante dello spazio, contrapposto invece a un orizzonte più domestico che viene raccontato nel libro. E poi naturalmente c'è la figura di una donna molto forte, una donna di carattere, una donna che si muove in un ambiente tipicamente maschile, quello della scienza e della tecnologia, e deve farsi spazio, quindi deve veramente farsi largo tra i colleghi uomini, e credo che questa sia una cosa molto verosimile rispetto a quello che probabilmente avete vissuto voi nella vostra vita professionale. Ecco, allora, tanto bravo, che bravo, è veramente il mio cuore. Dire che sei partito dicendo gli ingegneri si pensa che siano quadrati, no? Persone molto posate, molto cose. È vero, nel suo caso è verissimo, è proprio così, no? Un ingegnere è vero, precisi, che tengono tutto per bene, tutte le cose. Allora, ho un caso, in caso un genero come lui, la considero una fortuna, perché in compenso io non sono proprio così. E qui vicino invece c'è la mia carissima amica Giovanna Gavetta, che è una persona anormale. Cioè, anormale, cioè proprio il fatto che lei è ingegnere, ha fatto una carriera in ingegneria, ha scritto tantissimi libri, documenti, cose scientifiche, cose, però è un po' vaga, capite? Uno pensa, ecco, questo è il contrario di Tommaso. Tommaso è tutto ligio, tutto perfetto, tutte cose. La Giovanna no. Ecco, veramente, no. Quindi a lei riconosce. Questo per dirvi che il nostro mondo, il mondo dell'ingegnere, perché noi rappresentiamo non solo gli ingegneri, ma il Politecnico di Milano. Noi siamo tutti del Politecnico di Milano, grande scuola, e io dico sempre, lo dico ai giovani, ma dico anche ai meno giovani,
che bisogna proprio scegliere per la formazione, bisogna scegliere una grande scuola, una scuola difficile. Non si pensi che le scuole facili, quelle che consentono di trovare qualche strada, in qualche strada per arrivare al diploma, alla maturità, senza fare troppa fatica, che quelle poi dopo ci renderanno. No, questo si parla. Se noi frequentiamo una scuola che non chiede agli studenti il massimo del loro sforzo, di impegnarsi totalmente, ecco, questo poi, alla lunga, nel futuro si parla. Professori importanti, ma soprattutto professori che si dedicano, ed è a loro che va tutta la mia riconoscenza, perché veramente se la sono conquistata. Allora, qui si è parlato di una missione spettacolare, poi dopo ti do la parola, di una missione spettacolare. Io dico sempre che quando noi che avevamo pensato a una missione cometaria, quindi a una missione per indagare sul mondo delle comete, quando abbiamo deciso di fare questo, non eravamo completamente padroni delle nostre capacità. Dovevamo aver bevuto un po' troppo, secondo me, perché se ci pensate, è una missione praticamente impossibile. Arrivare a una cometa, che poi la cometa si muove, quindi continuare a correre dietro così via. Arrivare a una cometa non per guardarla, ma per mettersi in orbita attorno alla cometa stessa, cioè arrivare alla cometa con la velocità della cometa. Questa è una cosa, se volete, spettacolare. La cometa si muove, va in giro, tu arrivi, cerchi di prenderla, ti metti lì vicino e ti metti in orbita attorno alla cometa. Per far questo noi abbiamo dovuto fare un viaggio di più di 10 anni. La missione è durata poi dopo 16 anni, ma il viaggio è durato più di 10 anni. E questo perché? Un conto, quando siamo andati vicino a Giotto, vicino alla cometa di Halley, abbiamo fatto la missione Giotto, l'abbiamo vista la cometa, abbiamo visto anche il nucleo della cometa di Halley, ma siamo passati a una velocità di 245.000 km all'ora. Capite che quando tu passi a fare zoom, non vedi niente, prendi qualche fotografia, qualche sasso addosso ed è finita. Noi volevamo fare l'esplorazione della cometa e quindi metterci in orbita, osservarla bene bene, studiarla, vedere se aveva, qual era la sua massa, quali erano le sue le perturbazioni che lo obbligavano a fare questo particolare orbita, in particolare vedere qual era la sua gravità, che è piccolissima, è un centomillesimo di quella della Terra, e quindi poter scendere sulla cometa e lì qua fare io qualche buco e gli altri invece andare a vedere com'era fatta questa cometa. Ecco, una cosa del genere, anche a pensarci adesso che sono passati tanti anni, è una follia, perché riuscire ad arrivare sulla cometa, ma poi scenderci sopra, capite? L'atterraggio su qualunque corpo celeste è sempre un momento grandioso e pericoloso. Come vedete, ogni tanto, se qualcuno salta, anche adesso, devo dirlo, quella missione ExoMars che noi abbiamo fatto per Marte, abbiamo preso un oggettino che doveva scendere su Marte, abbiamo sbagliato a fare i conti perché non abbiamo tenuto bene conto dell'atmosfera di Marte e si è spartasciato tutto. Capite che non l'abbiamo... Non è avanzato niente, neanche un pezzettino così, insomma, è andato a finire malamente. Tutte le volte. Pensate che le missioni su Marte se ne sono fatte circa 52-53, più della metà sono andate male. Cioè Marte è il pianeta maledetto, ma questo lo diciamo dopo. Sì, siamo arrivati sulla cometa, siamo arrivati e eravamo a un certo punto, eravamo tanto distanti dalla cometa che non avevamo neanche l'energia per i ricevitori e i trasmettitori, neanche per sentire la voce dei nostri strumenti, e abbiamo dovuto addormentarla. E noi abbiamo addormentato la sonda che stava viaggiando, sonda che andava a energia pulita. L'Europa vuole l'energia pulita, io sono d'accordo, ma l'energia pulita è solo l'energia solare nello spazio, e che vuol dire i pannelli solari. C'erano pannelli di 64 metri quadri, guardate che 64 metri quadri è più grande di questo dove siamo noi adesso,
Allora, con una, avevamo pannelli di questo genere, ma quando eravamo così lontani dal sole non si prendeva niente. E allora l'abbiamo addormentata e l'abbiamo lasciata dormire. Fino a quando non si fosse più riavvicinata un po' al sole da poterla svegliare. Ora, io non so se capita a voi, ma sono sicura che mi è capitato. Quando si va in vacanza, magari per un mese, ci sono quelli che non vogliono sprecare la corrente e staccano il frigidaire, staccano il frigorifero. Il problema è quando lo si riattacca, perché insomma a staccarlo sono capaci tutti, ma riattaccarlo bisogna vedere se comincia a fare, che vuol dire che è ripartito, altrimenti. Ecco, noi dopo 2 anni e mezzo abbiamo deciso che la cometa doveva stare in un certo punto e abbiamo mandato il segnale. E avevamo un'ora di tempo perché lei ci rispondesse, cioè se avevamo preso il tempo giusto, in un'ora lei ci doveva rispondere. Si nota che a quella distanza lì ci volevano 28 minuti per mandare il segnale e 28 minuti per averlo indietro. Allora, io mi ricordo quell'ora lì perché i minuti passavano, passano 30, 40, 50 minuti e vi dico veramente che eravamo tutti lì a pregare cose, e finalmente dopo 50 minuti la cometa si è premiata. Allora, a questo punto io ho chiamato il mio strumento, il quale è un trapano, raccoglie i campioni e poi li deposita in certi fornetti, li fa scaldare e li si legge di che cosa è fatta la cometa. Io ho chiamato il mio strumento, per chiamarlo andavo a Tolosa, perché da Tolosa c'era un collegamento con l'antenna di Deep Space, l'antenna per lo spazio profondo, che sta in Australia e che mandava i segnali alla cometa. Allora, l'antenna lavorava di giorno, loro lavoravano di giorno, però noi eravamo a Tolosa e quindi si lavorava di notte, no? E quindi bisognava, quindi le notti passate a Tolosa, era possibile, Tolosa è una bella città, io però ne ho visto poche, cioè, stavo lì e mi toccava sempre lavorare. Allora, quando io ho chiamato il mio strumento e il mio strumento dopo 2 anni e mezzo mi ha detto ready, sono pronto, io mi sono messa a piangere, perché è stata una cosa talmente emozionante riuscire a parlare con uno strumento che stava a 500 milioni di distanza da dove eravamo. È andato tutto bene? No, poteva andare meglio, nel senso che la cometa non ha gravità, quindi far scendere ad agio uno strumento non è difficile, ma siccome non ha gravità non trattiene niente. Noi quando andiamo sul pavimento siamo trattenuti perché c'è la gravità, no? Che ci tiene lì. Invece l'abbiamo mandata sulla superficie e a questo punto lei che cosa ha fatto? Un mazzo. È andata giù ad agio, tranquilla ed è rimbalzata. Perché? Avevamo messo, purtroppo dire, avevamo messo gli archioni per ancorarla. L'oggetto che è sceso sulla cometa aveva 3 zampe. Allora, su 2 delle 3 zampe c'erano degli archioni che venivano sparati dentro il ghiaccio della cometa, si portavano dietro una corda, quando si fermavano noi avevamo un sistema di avvitamento della corda che si avvitava sulle zampe, tacchete, sei lì ferma, tacci e non muore. E invece gli archioni non hanno funzionato. Cioè, l'esplosivo che doveva funzionare, doveva sparare gli archioni, non ha funzionato. Non fatto da noi, fatto dai tedeschi, la signora Merkel, che è in 2 ore ha fatto circa 3 chilometri, un mazzo di 3 chilometri, anzi a metà si è anche fermato un pochettino, tanto che c'era, no? E poi a un certo punto si è, come dico io, rinfognato, che non è un verbo in italiano, però dà l'idea, no? Rinfognato, si è messo in una grotta, è rimasto lì tranquillo e noi non sapevamo assolutamente dove l'abbiamo perso. Abbiamo cercato di farlo parlare, lui ci ha trasmesso 2 o 3 volte, ci ha dato qualche segnale, ci ha mandato e poi basta, ci ha detto. E allora, quindi è un problema. Come si fa a trovare? Ah, quando noi siamo arrivati sulla cometa, all'inizio l'abbiamo fatto lavorare un po', perché aveva una batteria primaria e quindi aveva un po' di corrente, insomma un po' di potenza.
l'abbiamo fatto, compreso il mio Trapano che ha lavorato intanto che era lì in quella situazione. Ma poi basta, silenzio assoluto. Dov'era? Boh, era come la pungola rossa. Tutti dicono che ci sia, ma dove sia nessuno sa. Ma non è una mia amica, e dunque, attorno alla cometa c'era l'orbiter che continuava a girare per vedere se magari prendeva le fotografie, per vedere se non riuscivamo a vederlo, dico poverino. 28 giorni prima che la missione finisse, cioè il 2 di settembre del 2016, una mia amica dell'ESA in Germania, che aveva il compito di prendere le fotografie che venivano prese tutti i giorni e quindi e guardare se per caso non si fosse presa una fotografia delle cose. Lei stava in quella sera lì del 2 di settembre, guarda tutto il pacco di fotografie che era stato preso e dice anche oggi non abbiamo visto niente, guarda il suo bambino di 5 anni che stava vedendo i cartoni animati e gli dice andiamo a letto. E lui dice, come fanno tutti i bambini, ancora uno mamma, ancora un cartone, lei dai, sì, facciamo così anche noi, no? Avanti un altro cartone e poi andiamo a letto. Mentre il bambino guarda l'ultimo del cartone animato, lei tira su la prima fotografia e dice, ma qui c'è qualcosa. E in un angolo della fotografia ha visto una qualche cosa che le sembrava una delle zampe del file dell'oggetto che era caduto, l'ha portata subito, immediatamente di notte a ingrandire per vedere cosa è successo e noi abbiamo ritrovato il file. Quindi, pochissimo tempo prima che noi chiudessimo una missione, abbiamo ritrovato anche il file. Quindi, non solo, ma se si guarda quella fotografia lì, si vede un puntino bianco che è la testa del mio strumento. Quindi io ho visto il mio strumento sulla cometa. Cerchino di continuare a informarsi, di
di studiare, di stare dietro, perché secondo me è necessario far fare a questo mondo un salto di 180 gradi, ribaltarlo un po', e ci vuole l'energia e la passione di tante persone giovani. Per esempio, io dico sempre, quando il mio papà faceva l'ingegnere, praticamente c'era lui e c'erano 100 operai o persone che non avevano studiato, ed è ovvio che gli ingegneri comandassero naturalmente sulle attività di ingegneria e gli altri venissero dietro. Quando ho cominciato io a lavorare eravamo già 50 ingegneri e 50 periti che avevano fatto l'istituto tecnico, la scuola superiore, quindi già lì non era facile scegliere. E io sono un po' anarchica e penso che bisognerebbe cambiare questa struttura, non so, nelle aziende, nella politica, in tutto, non pensare più che ci deve essere uno che comanda e tutti gli altri dietro. Bisognerebbe fare proprio in modo di imparare a lavorare insieme, mettere ognuno il suo pezzettino. Questo è quello che hanno fatto il gruppo di Amalia quando sono riusciti ad arrivare sulla cometa. Un compito così difficile, però ognuno ha fatto il suo pezzettino, a parte la signora Merkel, che un po' però sono riusciti a ottenere il risultato, almeno l'80% di quello che volevano, ecco. E io sono abbastanza convinta che adesso abbiamo davanti una grandissima sfida, perché dobbiamo imparare a fare queste cose. Io non so se qualcuno di voi si ricorda, c'era una canzoncina dello Zecchino d'Oro che diceva: da grande voglio fare il generale e comandare tutti. Era così, diceva, con gli stivali e col berretto in testa, li farò andare dove io vorrò. Mi ricordo, e poi voleva fare il capotreno e poi voleva fare tutte cose dove comandava tutti. Ecco, io spero che i bambini di oggi invece imparino a fare delle cose in cui si fa tutti insieme, e questo è un po' un compito delle donne. Cioè, anche se anch'io non considero che le donne siano poi così diverse dagli uomini, no? Però effettivamente avevo letto, tra i vari libri che ho letto, la storia del potere delle madri, che insegnano al bambino a camminare perché cammini da solo, non per tenerselo vicino. E questo è lo spirito con cui ci dovremmo muovere tutti, uomini e donne. E io mi auguro che sia così, ecco, che si possa veramente imparare ad essere più, a collaborare e potersi fidare dell'altro, perché è ovvio che se tu fai fare un pezzo del tuo lavoro a un altro, devi fidarti, però al mondo ci dovrebbe essere posto per tutti, questo penso. L'argomento del femminismo, chiamiamolo così, o comunque delle donne. Il problema delle donne è un problema grande, no? Considerato che siamo più della metà della popolazione, però comunque non abbiamo sempre dei problemi. Allora io voglio solo ricordare una cosa, prima di fare una domanda a queste signore, che le donne hanno avuto il voto. Noi abbiamo avuto il voto quando abbiamo votato dopo la seconda guerra mondiale, no? Quindi prima per il referendum e poi per la nuova repubblica, che è stata fondata. Gli uomini hanno avuto il suffragio universale nel 1912, ma si noti che nel 1912 è stato dato il voto agli uomini anche analfabeti, cioè se uno non sapeva né leggere né scrivere non fa niente. Nel 1913 al Politecnico di Milano si è laureata la Gaetanina Calvi, che è la nostra prima donna a Milano che si è laureata in ingegneria, no? Ecco, l'anno prima agli uomini analfabeti è stato dato il voto. Ecco, io dico, come faceva uno che non sapeva né leggere né scrivere né cosa? Ma il voto che cos'era? Era una influenza di quello che gli dicevano gli altri. Non solo, ma hanno fatto poi una proposta di legge per dare il voto alle donne, e dei, mi sembra fossero 500
o 400 e qualche cosa onorevoli che hanno votato alla Camera per questa scelta, il 70% ha votato contro. E soprattutto una giustificazione che è stata data molto importante era questa: dare il voto alle donne è impossibile perché i giorni in cui hanno le loro mestruazioni non sono in grado di ragionare. Ecco, questa è stata una delle ragioni importanti per cui non è stato dato il voto alle donne. Allora, adesso non è più così, adesso le cose sono diverse, però le donne hanno dovuto fare tanta fatica per arrivare ciascuna, quelle che sono arrivate, a fare qualche cosa di importante. E allora chiedo alla Giovanna e a Tommaso, perché vale la pena allora, cioè vale la pena allora di ricordarle queste donne, le prime che si sono laureate, oppure le donne che si sono date da fare per ottenere qualche cosa? Ecco, domanda. Inizia tu. Io penso che valga la pena perché appunto, se noi cerchiamo di ricordare le cose che sono successe nel passato, forse ci aiuta per capire il futuro anche. Per esempio io dico sempre, oggi mi dicono, ah i ragazzi di oggi hanno davanti tante difficoltà, poverini, non avranno abbastanza da mangiare perché siamo in troppi, non avranno... Ecco, io penso a mio papà che quando si è laureato è stato preso, messo su un sommergibile e mandato a fare la guerra sotto i mari. E per fortuna è riuscito a tornare, anche se l'hanno affondato in mezzo all'Atlantico, la metà di loro si sono salvati, se no io non sarei qui. Però, dico, c'erano delle difficoltà, ci sono sempre state, e forse una volta erano anche peggio. Noi oggi siamo in grado di ragionare un po' di più. Questi ragazzi di allora andavano a combattere convinti anche che fosse una cosa giusta. E noi invece stiamo veramente crescendo in maniera un pochino diversa, cercando di capire un po' di più le cose, e uno dei modi per capire è proprio studiare la storia, capire che cosa c'è stato prima di noi. Ecco, tu hai scritto anche dei libri, no, sulle donne le ingegnere passate. Eh sì, c'è questo libro che avevamo presentato l'anno scorso, e che poi adesso ce n'è anche alcune copie se qualcuno le volesse, poi in realtà mi hanno chiesto di farne un'altra versione, chissà che non ci riesca, non sono molto convinta perché sono alle prese con le ocche di mia figlia, no, però adesso, detta così, le ocche di mia figlia no, devo dire, da quando sono in pensione io e mio marito andiamo 2 giorni alla settimana a lavorare nella fattoria di mia figlia. E ha una fattoria, con i metodi di agroecologia, in cui uno non usa il trattore ma fa la natura col cavallo e poi non dà concimi chimici, cose di questo genere. Quindi ci sono dei lavori da fare e questo fa sì che io magari abbia un po' meno tempo. Poi quando torno il mercoledì sera sono sconvolta. Le cose che mi fa fare. Però insomma il resto della settimana sono a casa e effettivamente spero di riuscire, anche perché ho avuto un'offerta di collaborazione da delle ragazze studentesse di ingegneria di Roma, e appunto tornando al discorso di prima, che bisogna cercare di collaborare e non di essere in competizione, forse questo potrà aiutare. Vediamo, se mai l'anno prossimo vi presento nuovi. Ecco, no, io per tornare alla tua domanda, ritengo che sia veramente fondamentale per i giovani avere sott'occhio dei modelli di ruolo, parlare dei modelli di ruolo femminili di discipline STEM, no? Scienze, tecnologie, ingegneria e matematica. Perché è possibile, voi avete un esempio qua di 2 donne ingegnere importanti che possono essere dei modelli di ruolo, no? Quindi si può fare una carriera, ci si può affermare personalmente in questi anni di, magari con un po' di difficoltà, però è una cosa assolutamente importante. Ma l'articolo sia assolutamente importante per i giovani, visto che ci rivolgiamo anche alle scuole, no? In questa chiacchierata di stasera, perché si parla oggi molto di transizione ecologica, no? Un tema molto, molto discusso, no? Però bisogna tenere presente che non è possibile nessuna transizione ecologica senza la digitalizzazione, cioè
sono due processi intimamente collegati l'uno con l'altro. Poi magari chiediamo all'ingegnere nucleare cosa ne pensa, non so, dell'idrogeno e come si potrà gestire l'idrogeno e con quali competenze, perché evidentemente sono sistemi molto complessi e saranno delle competenze molto specifiche e naturalmente i big data, l'intelligenza artificiale sono le chiavi necessarie per capire questi processi. Ed è importante soprattutto per le ragazze, come penso Amalia voglia raccontare, e avvicinarsi a queste materie per non essere escluse, per non essere tagliate fuori, perché sono il futuro. Quindi i lavori del futuro saranno soprattutto su questi argomenti del digitale. Allora rilancio Giovanna sul questo argomento. Della transizione energetica, io me ne interesso, ma confido di essere una dilettante, perché in realtà io sono occupata sempre di metalli. Sì. Quello che mi preoccupa in questo momento, quello che mi preoccupa è che viene venduta come una cosa facile, non sarà una cosa facile. Questo sicuramente, ci sarà bisogno di tanto studio e di tanta capacità di tutti e soprattutto, non so, per esempio, se mi dicono bisogna riciclare i materiali invece che i rifiuti, io dico sì, sicuramente è un'ottima cosa, ma bisognerebbe non fare rifiuti prima di tutto. Se noi continuiamo con la scusa che si può riciclare a farne sempre di più, non ne usciremo, perché uno dei problemi è proprio che siamo in tanti. E così appunto sono anche molto curiosa di vedere mia figlia con la sua diciamo fattoria, se effettivamente riuscirà a mantenersi e a produrre qualche cosa, perché i metodi diciamo intensivi in cui un omino solo sul trattore produce, coltiva un enorme campo, effettivamente hanno aiutato molto perché producono molto, però mi pare di aver letto che per produrre una caloria di cibo occorrono 10 calorie di energia, di solito fatta con il petrolio, combustibili fossili. Quindi quelli che dicono ah noi da domani il petrolio non lo usiamo più, secondo me sono un po' troppo ottimisti, devono ragionarci sopra. Così come il discorso dell'idrogeno di cui parlava lui, però non si deve confondere l'idrogeno che è un vettore di energia rispetto a una fonte di energia. Cioè l'idrogeno può servire se noi abbiamo energia in eccesso, tipo energia solare, con i pannelli, eccetera, facciamo l'elettrolisi dell'acqua, produciamo dell'idrogeno, a questo punto è un modo di mettere da parte questa energia e poi poterla riutilizzare. Perché l'elettricità ha questo problema, che ora mettiamo dentro una batteria, però poi abbiamo il problema che la batteria non dura tanto, che occorrono materiali molto specifici per farla, eccetera, e che poi va, quando si esaurisce bisogna in qualche modo smaltirla. L'idrogeno è un'altra cosa, è come fosse una batteria, però fatta con l'idrogeno. L'idrogeno bisogna stare attenti a come maneggiarla, è molto aggressivo nei confronti dei metalli, adesso per esempio parlano di inserirla nei tubi del gas, inserire anche l'idrogeno, però ce ne si può mettere solo una piccola parte, perché non è per niente facile, per cui insomma quello che vedo io è che sono argomenti, perlomeno io forse perché ci ho lavorato tutta la vita, li trovo molto interessanti, ma io ho lavorato tutta la vita per esempio a vedere come l'idrogeno, che è un atomo molto piccolo, il più piccolo che c'è, si infila dentro i metalli e poi provoca dei problemi. Il metallo si può rompere, si possono formare dei piccoli buchi dentro. E questa cosa io l'ho studiata tanti anni, ma non è che ne sono venuta a capo. Quindi dico, i ragazzi di oggi dovranno ben capire come si può fare. E tutte queste cose sono estremamente interessanti. E una testa sola non basta, no. Almeno, forse la mia non era neanche un granché, però diciamo che resta da sola, e se restasse da sola non ce la può fare. Quindi io sono, da una parte vedo tanti problemi, però dall'altra sono proprio ottimista che dico avete davanti un sacco di cose interessanti da studiare e da capire, quindi datevi da fare.
bisogna lavorare, insomma. È questo che vuol dire. No, noi spaziali, per esempio, sulla storia delle scorie, chiamiamole così, cioè tutti i rifiuti, abbiamo sempre proposto di prenderli, metterli su un razzo e spedirli sul sole. Là c'è una centrale nucleare, non è questo. Capite che però sono idee che non stanno, non passano in cielo e in terra. Cioè, però tu hai toccato un tasto terribile e di tutti i giorni, che è quello dello spreco. E secondo me nella nostra società non solo si spreca di tutto, si spreca tantissimo, in casa mia mica tanto, vi dico la verità perché sono avara, mica tanto. No, non voglio comprare cose fino a quando funziona una cosa, va tenuta, no, va buttata nel momento in cui serve più. E quando la si butta, magari se è un vestito, anche qualche bottone o l'accendere a lampo, così si può ancora recuperare. E quindi lo spreco è una cosa che dovrebbe essere un must. Si deve decidere che non si spreca niente. E tutto quello che invece va poi ridotto, chiamiamolo in cenere, bisogna trovare a priori i mezzi per poterlo riciclare, per poterlo recuperare. Però secondo me in questa nostra società noi sprechiamo anche tantissime altre cose. Per esempio, si spreca il tempo, e il tempo è prezioso, soprattutto i giovani, perché il tempo dei giovani vale di più del tempo della mia età. Io ho 84 anni, capite che anche se muoio non porta niente a nessuno, ma il tempo di un giovane è il tempo della costruzione. Noi con i giovani costruiamo il futuro, no? E quindi è importantissimo. Quindi il tempo, ma anche il tempo delle persone che dicono mi annoio, ma è possibile, ragazzi? Con tutto quello che c'è da fare, ma datti una mossa, prova a vedere se magari non puoi dedicare un po' del tuo tempo agli altri che ne hanno bisogno. Nessuno dovrebbe mai dire mi annoio. No, dovrebbe essere il primo a trovare il modo. Tante volte sprechiamo anche, e questo lo dico per tutti, giovani e non giovani, nei sentimenti. Una mia carissima amica insegna psicologia della famiglia all'Università Cattolica, e quindi ogni tanto ci parliamo di questi che non sono problemi da ingegnere, ma sono invece problemi sociali della vita di tutti i giorni. E lei ha racconta di rivoluzione della famiglia adesso, ma soprattutto lei punta sempre il dito, non per colpevolizzarli, ma per come si comportano, sui giovani. E dice, noi parliamo male dei giovani ed è una cosa assurda, impossibile. Noi non possiamo parlare male dei giovani, prima di tutto perché dai genitori qualcosa devono aver preso, no? Se hanno un papà e la mamma, qualche virtù o qualche difetto che l'ha preso da loro. Secondo, vivono in una famiglia in cui ci sono i genitori, quindi i genitori sono responsabili anche per la prima educazione che loro danno. Terzo, vivono in una società che noi, le generazioni passate, hanno prodotto. Quindi i giovani, da questo punto di vista, non hanno delle responsabilità. Abbiamo delle responsabilità noi, la mia generazione e quelle che sono venute dopo, perché non abbiamo saputo educare, non abbiamo saputo dare loro delle cose in cui credere e delle cose da amore. Ecco, lei sostiene che noi sprechiamo i sentimenti, e vale per i giovani e per i meno giovani. Siamo portati a infiammarci per una qualunque cosa che ci piace, che ci colpisce e così via, come fosse un falò, come fosse un fuoco di paglia, no? E poi nel momento in cui questo si spegne, basta, è finito, resta un po' di cenere. Ecco, dobbiamo imparare, secondo me, oltre a non sprecare gli avanzi delle cose da mangiare, a non sprecare il tempo, ma a non sprecare anche i sentimenti, che in fondo sono la ragione che ci tengono in vita, no? I sentimenti sono la cosa più importante. Ripreso nella domanda che ho lanciato prima, tu cosa consiglieresti ai giovani di studiare la matematica, per esempio? La matematica è una meraviglia, la matematica è un linguaggio che vale per tutti.
anche chi non sa leggere, lo sa che con quattro segni dei numeri riesce a intendersi con gli altri. 2 più 2 fa 4, almeno o quasi come si vuole i calcolatori, anche per noi, per i cinesi, per i sudamericani, e farà così 4 anche per i marziani quando saremo andati su Marte. Quindi la matematica è il sale. Pensate che adesso in Francia, recentemente, hanno deciso di dare nelle scuole le stesse ore che si danno alla lingua francese di darle alla matematica. Perché è stato dimostrato che persone che hanno competenze matematiche, ma non dico di parlare degli spazi di Abar, così via, no, matematica, quella della vita di tutti i giorni, sono più confidenti in se stesse, hanno più fiducia. Chi è padrone della matematica ha più fiducia in se stesso e quindi guarda il futuro in un altro modo di chi invece dice: ma io in matematica non valgo niente, proprio quelle cose lì non riesco a fare. E guardate che se non capite l'articolo che non si capisce la matematica, la colpa è dei professori di matematica. Lasciatemelo dire, perché poche persone, poche materie vengono spiegate male con la matematica. Quindi, credo proprio di aver ragione, lo dico anche per esperienza personale, no? Di quelle che ho avuto insegnanti del passato. Quindi la matematica, secondo me, è proprio un discorso a parte. La matematica è basilare e come tale va spiegata bene e imparata bene da tutti, perché è proprio uno strumento per poter vivere. La matematica serve per fare la spesa, così come serve per fare i reattori nucleari, che erano quelli di cui ci occupavamo. Poi ci sono invece altre materie, ingegneria, scienze, tecnologie, e queste sono il futuro. Sono il futuro perché, anche se è vero che sempre meno gente, meno giovani si iscrivono alle materie scientifiche, questo nel mondo, tutti preferiscono fare psicologia, sociologia e così via, ma soprattutto materie finanziarie. Il sogno dei giovani è di fare materie finanziarie, fare il banchiere e così via. Se è vero quindi che ci si iscrive meno, e questo è verissimo per le donne sono poche nelle materie scientifiche, assolutamente, in queste qua. E quindi io dico alle ragazze, non è che detto che tutte debbano fare ingegneria, debbano fare scienziate, debbano fare le tecnologhe e così via, no, per carità, però se una vuole deve sapere che ce la può fare, è solo questione di metterci con l'impegno. Sei d'accordo? Ecco, il libro inizia con un capitolo che si chiama Laica era una femmina. Laica era una femmina. Vuoi raccontare questo piccolo episodio, questo aneddoto dove si parla? No, Laica, il primo essere vivente che è andato nello spazio era una femmina. In realtà, Khrushchev avrebbe voluto che si mandasse un uomo nello spazio, cioè immediatamente dopo il lancio dello Sputnik avrebbe voluto che si mandasse una persona vivente, cioè non vivente, una persona ragionante, diciamola così. Ma non c'era niente di pronto per far volare una persona e riportarla indietro, perché gli astronauti vogliono tutti tornare a Terra. Guarda, io dopo una quantità, non ho mai sentito un astronauta, uno solo, che dicesse: sono contento di morire nello spazio. Tutti vogliono tornare a Terra. E quindi bisogna fare niente. Anche perché voi sapete, un conto è lanciare una pallina come è stato lo Sputnik, no? 80 kg, una robetta da poco. Un conto è mandare un astronauta il quale vuole mangiare, dormire, respirare, fare d'altro, insomma è una cosa impegnativissima, vuole tornare indietro, quello c'è niente da fare. E allora hanno deciso di mandare un animale sacrificato e hanno preso un cane perché secondo i russi il cane è l'animale più intelligente dopo l'uomo, secondo me in certi casi anche più dell'uomo, e quindi è l'animale più cane. Hanno mandato, e questo l'hanno scelto quelli che l'hanno preparata, hanno scelto un cane femmina, perché è più intelligente di un cane maschio. Questo proprio per adesso non si fa male. E hanno scelto un cane bastardo. Un cane raccolto per le vie di Mosca, e quindi
che si sapeva difendere, no? Abituato, che tra l'altro non si chiamava Laika, perché Laika è una razza di cani siberiani, ma in realtà si chiama un nome complicatissimo che vuol dire ricciolina. Ma c'è stato un fraintendimento fra un giornalista e una persona che raccontava gli eventi di Laika, e quindi lui ha capito che Laika era una razza, che era un nome, e lui da allora lo chiamiamo Laika. Allora, Laika aveva queste tre caratteristiche: era un cane femmina, era un cane intelligente, e quello che ha addestrato la Laika, uno di quelli che hanno addestrato la Laika, che io ho conosciuto bene, mi diceva sempre: tu porta questo messaggio, quando avete tra le mani un problema complesso, un problema da molte sfaccettature, un problema che richiede tanta competenza ma anche tanta sensibilità, tante cose, datelo in mano a una donna e possibilmente un po' bastarda. Insomma, dove ci sono i lanci. E in questa città che si chiama Almaata c'è questo bellissimo osservatorio astronomico, e gli astronomi hanno visto questa cometa. Chi l'ha vista è stata la signora Gerasimenko, che è il secondo nome, no? Che ha visto questa cometa, l'ha scoperta e ha detto, siccome stavano cercando una cometa, lei pensava che fosse quella Comassola, pensava che fosse quella cometa lì, ha detto: abbiamo trovato la cometa Comassola. Il suo collega Klim, un ometto alto così, ma simpatico, anche la Gerasimenko è simpaticissima, un po' grassa, ve lo dico, però simpaticissima. Questo Klim, il suo collega, Klim Churimov, ha detto: no, non è la Comassola, è una cometa nuova. E allora gli ha dato il nome Churimov-Gerasimenko per tener conto di tutte e due. Perché ci hanno dato quella lì? Allora, questa qui è una tragedia, è stata una tragedia. Noi dovevamo andare su una cometa Virtanen, bellissima, bellissima, proprio una cometa ben fatta, scoperta da uno svizzero, Virtanen, quindi proprio insomma, una persona per bene, una persona quasi per bene. Allora abbiamo fatto tutti i programmi, tutti i nostri strumenti, tutte le operazioni che dovevamo fare sulla cometa le abbiamo progettate per farle su questa cometa di Virtanen, così. Era il 2003 e dovevamo partire con un Ariane 5, ma qualche mese prima l'Ariane 5 ha avuto uno dei pochissimi guai, a dire il vero forse l'unico guai che ha avuto nel suo lancio. Cioè, è stato lanciato, ma nel momento in cui è stato lanciato, i due calcolatori hanno cominciato a litigare tra di loro. Allora, quando due calcolatori litigano, c'è un terzo che decide quale dei due ha ragione. Il terzo ha deciso che aveva ragione quello che diceva che le cose andavano male, e quindi ha fatto abortire il lancio. E quindi l'Ariane 5 è stato fatto scoppiare e è stato fatto ricadere nell'oceano in modo tale che non creasse danno invece alle persone che stavano sopra. E quindi noi ci siamo trovati
quando era già tutto pronto, senza lanciatore. Lanciatore non c'era. A noi che lavoravamo sulla mini Rosetta è venuto male, perché noi abbiamo detto, va bene, non c'è la Ariane 5, prendiamo un lanciatore russo, e no, la missione era europea, bisognava adoperare un lanciatore europeo. Quindi ci hanno detto, signori, aspettate un anno, perché fino all'anno prossimo noi non abbiamo un lanciatore pronto. Allora, noi ci siamo adattati all'idea di aspettare, non potevamo farlo diversamente perché sennò ci tagliavano i fondi e quindi figurati. Ma intanto la cometa Mirtale era andata per conto suo. Noi avevamo fatto la traiettoria tutta per poter beccare la cometa, lei era andata per conto suo. L'unica che abbiamo trovato sulla strada è stata la Turino Grassinico, che è una cometa stranissima perché è fatta da due comete, cioè due nuclei, che procedendo parallelamente a brevissima distanza e con velocità quasi identiche si sono confusi insieme. Io dico si sono baciate, no? E sono finite insieme. E quindi abbiamo trovato questa cometa che è brutta veramente come il peccato mortale, perché per esempio ha due centri di gravità, no? A seconda dei due pezzi che voi studiate. Ed è talmente brutta che la sua immagine è proprio quella di una scamozza. Ci manca la coppa e quella di una scamozza. Ha detto che l'avete addormentata. Sì, no. Ecco, se vi può spiegare un attimo. Sì. Non la cometa, abbiamo addormentato la sonda. E in particolare che la superficie della cometa è ricoperta di cellule organiche, cioè la cometa ha le comete come materiali, il compatriscione, no? carbonio, idrogeno, azoto e ossigeno, mi mancava uno, carbonio, idrogeno, ossigeno. Allora, con questi materiali si fanno i mattoni della vita e abbiamo trovato anche un aminoacido, il più semplice che c'è, la glicina, il più semplice che c'è, però l'abbiamo trovato. Il che vuol dire che potrebbe essere vera quell'idea che le comete portano in giro la vita nel sistema solare. Speriamo. Non ho ben capito perché avete messo degli strumenti sopra la cometa. Non ho ben capito se perché avete messo degli strumenti sulla cometa. Allora, noi quando andiamo nello spazio andiamo sempre per fare qualche cosa. Non è perfino lo Sputnik, che era una pallina che valeva niente, no? Che abbiamo mandato, che è stata mandata nello spazio, aveva il compito di studiare l'atmosfera. Lo Sputnik ha studiato la zona dell'atmosfera compresa tra i 200 e gli 800 km, mi sembra, dando dei risultati eccezionali perché si è dimostrato che è molto più densa di quanto pensassero. E quindi anche lo Sputnik ha fatto la sua. Allora, quando noi quindi mandiamo qualcosa nello spazio, deve sempre fare un lavoro. Sarà un satellite per telecomunicazioni, sarà un satellite per telerilevamento, sarà una sonda spaziale, però devi sempre fare qualche cosa. Allora, noi abbiamo messo tutti questi strumenti sull'oggetto che scendeva sulla cometa per fare proprio l'osservazione in situ, cioè localmente. È chiaro che cosa facevano per esempio gli strumenti? Ce n'era uno che misurava il campo magnetico, ce n'era uno che misurava la durezza, ce n'era un altro che misurava le trasmissioni ondose,
che effetto, come rispondeva il nucleo quando lo si picchiava e quindi dava delle, produceva delle onde. Il mio strumento aveva il compito di trapanare la cometa, raccogliere i campioni, riportare questi campioni in superficie della cometa e farli leggere dagli strumenti che c'erano sopra, i quali avrebbero detto di che cosa era composto. In particolare, pensate che il mio strumento aveva il trapano, aveva le lame di diamante, diamante sintetico come di diamante, i fornetti, perché noi per poter leggere questi campioni li abbiamo messi nei fornetti e scaldati a 800 gradi, quindi capite sul freddo che fa la cometa, e per lui è stata una cosa eccezionale. Questi fornetti erano fatti di platino, quindi un materiale giovane, e la lente attraverso il quale gli strumenti parlavano con il campione, vedevano il campione, erano di zaffiro, quindi era un gioiello, no? E lì abbiamo avuto molte informazioni sulla nostra cometa. Abbiamo un'ultima domanda qui da questa ragazza. Perché si chiama Rosetta? Ecco, perché prego, bella domanda, grazie che mi hai fatto una domanda così. Allora, perché il nome deriva dalla stele di Rosetta? La stele di Rosetta è quel sasso che adesso è a Londra, adesso non costa più, ho pagato anche per andare a vedere. E dunque è un masso enorme che è stato trovato vicino a come si chiama, le piramidi, no? E che in un paesino che si chiama Rothschild, che quindi vuol dire Rosetta, e che è un sasso speciale perché riporta tre iscrizioni, una in greco, una in geroglifici e una in domotico, che è un altro modo di scrivere delle cose. Allora, in realtà sembrano tre iscrizioni, ma solo un'iscrizione sola, che è stata tradotta nei tre modi di scrivere. E quindi, leggendo la traduzione, per esempio in greco, dicendo di Champollion, è riuscito a risalire alla lettura dei geroglifici, alla definizione dei geroglifici, alla comprensione dei geroglifici. Allora, perché è così importante? Perché appunto la stele di Rosetta è stato il vocabolario che ci ha consentito di passare dalle nostre lingue alla lingua degli egiziani. Ma io dico sempre che la stella di Rosetta è arrivata fino a noi perché pesava 738 kg, capisci? Era un masso pesantissimo. Se avesse pesato 1,5 kg, il soldato che l'ha trovata lo metteva nello zainetto, lo portava a casa, lo metteva sul camino e diceva: ecco, questo è il ricordo dell'Egitto. Invece così, per esempio, 700 kg non ha potuto fare. E noi quindi abbiamo. Allora, come la stella di Rosetta è stato il vocabolario che ci ha portato agli antichi egiziani, così noi con la missione Rosetta abbiamo trovato il vocabolario che ci ha portato alle origini del sistema solare. Perché la cometa è nata insieme al sistema solare 4 miliardi e mezzo di anni fa e ha conservato le caratteristiche del sistema solare primordiale. Quindi quando noi leggiamo le comete, leggiamo il sistema solare all'inizio, prima che si formassero i pianeti, nel momento in cui c'era la nube protoplanetaria. E quindi è anche questo un vocabolario. I nostri ospiti. Abbiamo Tommaso Tirelli, la dottoressa Amalia Crifinzi, la dottoressa Giovanna Gabetta, ma abbiamo anche un altro ospite che è il posto occupato. Ed è occupato da tutte quelle donne di cui voi siete un esempio e uno stimolo.
In questo caso sono le donne invece che sono state vittime di violenza e che non occuperanno mai più un posto nel nostro mondo, ma che sono invece presenti con la loro forza. Il 25 di novembre sarà la giornata nazionale, anzi internazionale, contro la violenza sulle donne. Noi abbiamo voluto ricordarla così. Vi ringraziamo per averci fatto capire, se ancora fosse necessario, il valore delle donne. Non me ne voglia, Tommaso. E grazie all'Associazione Rovescio e Dritto vi ricordo un appuntamento che avverrà proprio il 25 di novembre. Sul piazzale del comune verrà posta la panchina rossa. Altro riconoscimento, altro segno tangibile che ci deve rimanere sempre quotidianamente sott'occhio per poter eliminare definitivamente la violenza sulle donne. Io dico sempre questo: finché dovremo ricordarci questa giornata, vuol dire che ancora è una piaga presente. Non vedo l'ora di non doverla più celebrare. Quindi vi invito alle 16:30 di giovedì 25 novembre a recarvi voi con i bambini. Ci sarà la possibilità di renderla ancora più vostra la panchina, perché sarà a disposizione la vernice rossa e ognuno di voi potrà dare una pennellata. Ringrazio tutti voi che avete partecipato a questo evento. Vi do l'appuntamento ai due momenti, incontri di domani. Vedo che c'è un omaggio, lascio la parola a Carla Campusella, la presidentessa di Rovescio e Dritto. Grazie ancora. Grazie, non aggiungo niente. Grazie a tutti.